È questione di tempo, il tempo necessario per l'approvazione della legge di stabilità e poi il capo del governo abbandonerà la partita e tutto finirà nelle mani dei giochi politici. Se da un lato le dimissioni erano auspicate da più parti, dall'altro nessuno si aspettava una reazione così repentina e, possiamo dire, così rapida, al punto da scombinare i giochi, da cambiare le carte in tavola. Ad Asti la sinistra si stava preparando per le primarie di gennaio, ma ora i tempi dovranno essere anticipati? E nell'area di centro, quali nuovi equilibri verranno a crearsi? Ma io ritengo che sicuramente vi saranno delle ripercussioni locali in ordine a quanto è capitato a livello nazionale con la caduta del governo di Berlusconi. Le ripercussioni ovviamente sotto profilo locale sono molto evidenti. La città di Asti è una città ferma, una città che necessita altresì, come lo Stato italiano, di un grosso scatto d'orgoglio. Noi ovviamente siamo disponibili a ragionare con tutte le persone, con tutte le forze politiche che vorranno con noi trattenere dei rapporti e instaurare un percorso che possa giovare la nostra città. Saranno importanti le dimissioni effettive che dovrebbero arrivare sabato, dopodiché per quello che riguarda l'Italia dei Valori noi crediamo che votata la legge sulla stabilità si debba andare a elezioni politiche anticipate. Non so se ci saranno ripercussioni sulle elezioni amministrative, bisognerà vedere se il capo dello Stato procederà allo scioglimento delle Camere, perché in questo caso potrebbero sovrapporsi elezioni politiche ed elezioni amministrative. Certo che è un momento importante, un momento in cui bisogna fare chiarezza sia a livello nazionale sia a livello locale. I politici di lungo corso io credo che debbano farsi da parte, abbiamo bisogno di persone e politici onesti, trasparenti e capaci. Noi crediamo che le elezioni saranno inevitabili, quindi vedremo anche le ripercussioni sulle primarie che ad Asti sono state convocate nell'ambito del centro-sinistra per decidere il candidato a sindaco.